che hai sentito prima dei cittadini è abbastanza sentito. Tema non solo in questo quartiere. Noi qui stiamo scontando il prezzo di un'amministrazione che per anni ha come dire, bloccato le graduatorie, non ha effettuato controlli su chi fosse dentro le case, quindi poi diciamo, si è accumulata una sorta di illegalità dell'operato dell'amministrazione stessa, un'azione di forza dei cittadini. Sicuramente anche quel settore dovrà essere fatto ripartire. Perché non è possibile pensare che tante persone vivano in macchina, che tante persone siano in lista da anni e la casa non viene assegnata, quindi sicuramente quello è un settore sul quale puntare. Abusive, occupate abusivamente. Parlando di temi, scusa. Qua, sì. E sulle case occupate abusivamente, sì, eccomi. Sulle case occupate abusivamente ci stiamo lavorando, perché anche lì si tratta di drammi, cioè nessuno occupa una casa per scherzo, quindi insomma sono argomenti da trattare con le pinze, con il bisturi, e bisogna piano piano aiutare sia quelle famiglie, sia però dobbiamo far ripartire un settore che al momento è preda dell'illegalità diffusa. Raggi, lei vorrebbe De Vito come suo vice sindaco nel caso dovesse vincere?